dopo aver tanto. La vera realtà di VB. E adesso ti faresti ancora prete? No, perché dopo aver tanto amato e studiato l'insegnamento dei maestri immateriali, mi sono fatto un concetto preciso di Dio. Ma forse non è nemmeno esatto dire che me ne sono fatto un concetto preciso. È più giusto dire che è un senso più forte del cammino che dobbiamo percorrere per unirci a Lui. Adesso sono certo che tutto nella natura è un tragitto, dal cristallo al fiore, dal fiore all'ameba, dall'ameba all'uomo. Ogni esistenza che ognuno di noi ha avuto nel mondo minerale, vegetale e animale è servita per evolverci, per ampliare il nostro sentire. Nell'uomo questo sentire è maggiore, perché comprende tutti i sentieri più limitati che la sua individualità ha attraversato durante i vari passaggi nelle classi inferiori della natura. Quindi tutto quello che esiste è perfetto. Tutto. Noi siamo inseriti in una legge perfetta che ci governa ben oltre il grado di evoluzione che acquisiremo in questa scuola che chiamiamo Terra. L'uomo non è altro che un periodo evolutivo, come lo è l'animale, il vegetale e il minerale. E anche l'uomo si trascenderà, fino a divenire lui stesso la legge che adesso lo governa. Enzo era impegnato in una ricerca che amavo. L'aveva iniziata dopo le risate a denti guasti della prima e seconda giovinezza. Davanti a lui mi sentivo un allievo. Quando parlavamo mi insegnava qualcuna delle sue certezze e mi dimostrava che mi voleva bene. Diceva che se si vuole usare al meglio la propria incarnazione, si deve divenire consapevoli delle proprie limitazioni, pur continuando ad averle, e che solo dopo averle messe sotto il fuoco fisso della nostra costante consapevolezza, possiamo trascenderle. In Enzo vedevo delle stimmate spirituali che dopo una giovinezza buia adesso facevano luce. Con il tempo la ricerca intima, come un bravo artigiano, aveva inciso sul suo volto il sorriso della serenità. Enzo si era chiesto: da chi sono stati creati l'universo e la sua legge? È possibile che siano stati creati dal caso? Si era risposto di no, ma al di fuori di ogni religione.